Eccoci nella nostra bellissima automobile che ci sta portando a fare la spesa. Oggi abbiamo una professoressa di italiano, Donatella. Ciao Donatella! Ciao! Intanto grazie per essere con noi qua su Firrugia, a tutti in cucina. Grazie a voi. Ti sei fatta convincere subito? Subito, immediatamente. Insegnante, di qualcosa su... Insegnante di lettere, mamma di due gemelli. Mamma, moglie, insegnante, basta. Salutiamo pure il marito. Maritino. Ciao marito. Ciao, grazie anche perché sta tenendo i bambini durante questa registrazione. Andiamo a fare subito la spesa da Guglielmino in via P3 e poi in cucina. Cosa ci preparerai? Ci vuoi annunciare qualcosa? Sorpresa, no. Primi, tanti primi e secondi. Tanti primi? Non ci facciamo noi che ci fa ingrassare. No, ne vuoi uno. Va bene. Grazie, a dopo. Ciao, a dopo. Ciao a tutti, sono Donatella e per oggi preparerò una ricetta risotto ai funghi porcini. Iniziamo. Allora, ovviamente i funghi, prima questi champignon che ho già tagliato a dadini. Ho messo a mollo con l'acqua i funghi secchi, i funghi porcini secchi, cipolla, burro, che è questo, e prezzemolo tritato alla fine, vino bianco e il riso e il brodo vegetale. Inizio. Allora, prepariamo il burro. Intanto accendiamo qua. Prepariamo. Mettiamo un po' di burro. E subito inseriamo il riso per tostarlo. Appena il burro sarà sciolto definitivamente, aggiungiamo la cipolla. Si deve tostare per bene. Dopodiché, ormai è tutto sciolto, prendiamo il brodo vegetale che precedentemente avevo fatto e avevo aggiunto pure i gambi dei funghi. Così, va. E aggiungiamo i funghi
funghi questi secchi ammollati, li strizzo un pochettino perché devo levare quest'acqua e li metto direttamente all'interno della pentola, della padella. Quindi stare attento che non si attacchi il tutto e aggiungiamo il brodo. Ok. Ora andrà, però io non aggiungerò panna perché lo ritengo che sia più leggero in questo modo. E metto anche un poco di vino bianco che sicuramente si asciugherà subito. Aggiusto di sale, già posso mettere un poco di sale, lo metto un po' prima e il pepe lo aggiungo all'ultimo. Già il brodo comunque è salato, quindi non aggiungerò più di tanto come sale. Il riso ora deve cuocere e ogni qualvolta si asciuga io aggiungo il brodo vegetale, che dovrà andare circa 12-15 minuti, poi dipende dal riso. Il risotto sta andando. All'ultimo aggiungerò un altro poco di burro e il parmigiano e il prezzemolo, ovviamente. E poi prendo un altro fungo. Il risotto è quasi pronto, qua spengo, aggiungo alla fine il burro, adesso aggiungo il parmigiano, adesso vado ad impiattare, intanto aggiusto un po', metto un po' di pepe, poi glielo metto anche sul piatto e un giusto di sale. Aggiusto. Metto un pochino di prezzemolo
lo metto fresco, se no il colore non resta bello vivace. E mi sa che possiamo impiattare. Ho messo qua. E allora. Eccolo qua. Mettiamolo un altro po'. Mettiamolo bello fresco, mettiamo la fogliolina di prezzemolo qui. E ok, ed ecco, buon appetito, ciao!